una vita dedicata all'annuncio della misericordia divina, quella di San Leopoldo Mandić, vissuto tra il 1866 e il 1942. Padre cappuccino di origine croata, poi trasferitosi a Padova, convinto promotore dell'unità dei cristiani, fu al confessionale che dedicò tutta la sua esistenza, rimanendovi anche 12 ore al giorno. Per questo Papa Francesco, che già in Argentina aveva avuto modo di conoscerne le virtù, ha voluto che le spoglie del santo, accanto a quelle di Padre Pio, fossero temporaneamente traslate a Roma per il Giubileo, un modello di santità che il Pontefice ha indicato proprio ai frati minori cappuccini nella concelebrazione eucaristica in Basilica Vaticana, rivolgendosi direttamente ai confessori. Il confessionale è per perdonare. E se tu non puoi dare la soluzione, faccio questa ipotesi, per favore, non bastonare. Quello che viene, viene a cercare conforto, perdono, pace nella sua anima. Che trovi un padre che li abbracci e gli dica: ma Dio ti vuole bene. Ma che lo faccia sentire. Con attenti procedimenti, le reliquie di San Leopoldo sono state trasferite dal santuario di Padova alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. A Roma il padre cappuccino ha richiamato fedeli da tutto il mondo, così come in vita davanti al confessionale. Erano tante infatti le persone di ogni estrazione sociale che cercavano in lui la testimonianza privilegiata del perdono e della misericordia. Padre Flaviano Gusella, rettore del santuario di San Leopoldo Mandić di Padova. Significava sentirsi accolti, significava fare esperienza della paternità di Dio, significava sentire che a Padre Leopoldo potevano dire tutti i peccati senza vergognarsi e senza essere giudicati. Significava sentire che Padre Leopoldo riversava su di loro, attraverso di lui, perché anche lui si sentiva peccatore, la misericordia straordinaria del Padre, che accoglie, che dona perdono, che dona tenerezza, che dona fiducia, che li mette in piedi, che invita ad andare avanti nonostante tutto. Un messaggio di disponibilità e fedeltà al proprio ministero quanto mai attuale. Lo hanno dimostrato i fedeli che ne hanno venerato le spoglie anche a San Salvatore in Lauro e le hanno accompagnate in processione fino a San Pietro. San Leopoldo, spesso additato da alcuni confratelli come colui che assolveva tutti senza discernimento, rimane un messaggio di speranza anche per chi si accosta al confessionale. Era di manica larga, se così possiamo dire, non per lassismo, non perché non considerasse grave il peccato, c'era uno scontro continuo tra lui e il peccato, però era misericordioso con i peccatori, come è stato Gesù con il ladrone buono che ha chiesto scusa e Gesù gli ha promesso subito il paradiso. Padre Leopoldo, a chi lo accusava di avere la manica troppo larga, diceva, indicando il crocifisso: se mi accusassero di questo, paron benedetto, in veneto vuol dire padrone benedetto, mostrerei te che io non sono ancora arrivato alla follia di morire in croce per le anime.